Ciao, oggi alla Fornace Fornelli vi proponiamo una ricetta della cucina romanesca, i carciofi alla giudia. Nella nostra casa è una ricetta che va alla grande in questo periodo perché ci abbiamo tanti carciofi. Per chi di voi non ha mai visto i carciofi nel loro habitat naturale e pensa che nascano direttamente in scatola, una carciofaglia è questa. E queste non sono felci, ma piante di carciofo. Quello è un carciofo. In Italia c'è questo stereotipo che il maschio italiano è mammone, che non fa niente, che in casa fa tutto la mamma e lui viene coccolato. Lo stereotipo è vero e per dimostrarvelo la ricetta di oggi la fa la mamma. Ciao mamma! Ciao! Ingredienti: carciofi, cimaroli, limone, olio extravergine d'oliva e sale. Come si pulisce un carciofo? Allora, si tolgono le foglie esterne pure. Per questa cucina ci vogliono i carciofi cimaroli, quelli più grandi e teneri. Si tolgono le foglie esterne fino ad arrivare dove sono più tenere. Poi si taglia la punta, si toglie un pezzo di gambo, i gambi si potrebbero recuperare. L'esterno, in questo modo si allargano leggermente e si gettano nell'acqua cingolata. I carciofi vanno tenuti nell'acqua col limone il tempo che serve a pulirli tutti e questo serve essenzialmente a non farli annerire. Asciughiamo i carciofi, scoliamo dall'acqua, abbiamo messo l'olio in una pentola a bordi alti a scaldare. Quando l'olio è caldo mettiamo dentro i carciofi. I carciofi vanno tenuti a friggere per circa 10 minuti per lato, sì. Quindi prima a testa in giù, e poi rigiriamo. Si rigirano. Guardate come sfrigolano. È veramente un peccato che non possiate sentire il profumo. Passate altri 10 minuti. Ecco, in questo caso anche un pochino di meno, forse perché i carciofi erano un po' più piccoli. Mm-hmm. Qualche minuto meno, 10, 8 diciamo. Li tiriamo su dall'olio, li scoliamo bene e li mettiamo sulla carta assorbente. Lo lasciano tutto l'olio e poi li spolveriamo con un po' di sale. Ne prendiamo uno, ecco, il nostro carciofo. Una questione fondamentale è quale vino vada bene con i carciofi alla giudia e la risposta breve è nessuno, perché nessun vino va bene con i carciofi a meno che non siano fritti. Quello che facciamo noi è mangiare il carciofo, pulire la bocca con pane, formaggio o qualsiasi altra cosa e poi bere il vino. Detto questo, buon appetito!